Sembra incredibile, ma anche da un prodotto così ricco di storia e tradizione come il parmigiano reggiano avviene la spinta verso prospettive inesplorate del gusto. Ed è proprio dal territorio di origine che, grazie all'esempio di grandi chef, si è iniziata una ricerca verso nuovi orizzonti in cucina. Orizzonti che non rinnegano la tradizione, ma che anzi la trasformano, dandone nuova linfa grazie alla conoscenza delle materie prime e sperimentazioni che sanno stupire l'occhio e il palato. Alla base di questa innovazione c'è sempre il parmigiano reggiano, un ingrediente eclettico e dalle infinite sfumature di gusto, di aromi e sapori. Questo uovo croccante è una cosa un po' particolare che facciamo qui al ristorante. In questo caso abbiamo messo due tipologie di spuma, una spuma di parmigiano di 24 mesi, una spuma è un piatto del territorio, per cui l'erbazzone che viene completamente reso liquido e messo anche lui all'interno di un sifone per dargli una consistenza spumosa. Abbiamo inserito un uovo cotto a bassa temperatura all'interno di questo guscio di pane. Le diverse stagionature, dal gusto più delicato a quello più deciso e speziato, offrono possibilità di abbinamenti inediti. Questa qua è una pasta trafilata con un parmigiano affumicato, più che affumicato grigliato, perché l'effetto che abbiamo ottenuto facendo questo tipo di affumicatura è proprio una sorta di ricordo del parmigiano che viene arrostito sulla griglia. Abbiamo cotto i broccoli a pressione, abbiamo fatto questa pancetta croccante, dopodiché abbiamo mantecato la pasta cotta per un paio di minuti nel nostro soffritto di broccoli e pancetta. Il parmigiano reggiano è prodotto versatile per eccellenza. Grazie alle diverse stagionature può dare carattere ai piatti senza coprire il gusto degli altri ingredienti. L'abbiamo messo nel piatto stendendo sotto il piatto una parte di pasta di nocciole di Piemonte. Abbiamo addizionato con la granella di nocciola per dare questa nota croccante, la liquirizia che dà una freschezza incredibile, e abbiamo continuato a mettere un pochino di parmigiano affumicato anche nella parte superiore, in modo che nella masticazione ci sia proprio questa consistenza tra croccante, morbido, affumicato, che è molto molto interessante. L'approccio che si ha col parmigiano è come quello, diciamo, che si può avere con un calice di vino, per cui bisogna valutare quello che è la parte aromatica, di quello che è la consistenza, quello che è proprio l'aspetto anche visivo, no? In base proprio al tipo di portata scegliamo il tipo di parmigiano da utilizzare e la stagionatura. Qui praticamente abbiamo fatto un croissant, nell'impasto del croissant abbiamo messo anche del parmigiano, per cui un croissant salato. Abbiamo fatto questa maionese al parmigiano reggiano utilizzando solo l'acqua emulsionata con olio. Abbiamo fatto una sorta di panino, chiamiamolo così, in cui abbiamo messo la pancetta di suino nero, abbiamo messo dei ravanelli che danno questa nota leggermente piccante, delle erbe aromatiche che danno freschezza, e questa maionese di parmigiano. È un piatto molto liffo perché comunque viene voglia proprio di morderlo come un panino. Ancora una volta la diversità è veicolo di ricchezza. In questo caso tradizione e innovazione convivono in un equilibrio perfetto. Al parmigiano reggiano spetta il compito di preservare una tradizione unica e inimitabile. Agli chef, la fantasia di custodirla, reinterpretarla e innovarla. Thank you.